Assessore ai lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi, quest'oggi si è parlato tanto di diverse opere che verranno realizzate nel prossimo anno e nei prossimi anni. Primo fra tutti il Palazzo Comunale, il nuovo Palazzo Comunale, ci sono dei numeri e anche delle date per i prossimi anni. Sì, noi abbiamo ereditato dall'amministrazione precedente l'acquisto e anche la progettazione relativa al primo lotto del nuovo edificio comunale che si trova in via Marco Doggiono. Con il nuovo piano delle opere che andremo ad approvare il prossimo anno, andiamo a finanziare il secondo lotto. Il nuovo edificio comunale è composto da questi due lotti, ha una forma un po' particolare, per cui l'intenzione è quella di iniziare già subito dal 2021 con tutte le pratiche per individuare i soggetti ai quali appaltare i lavori del primo lotto e riuscire poi a proseguire in continuità e andare a lavorare sul secondo lotto in maniera tale da accorciare nel più breve tempo possibile tutta l'operazione. Ad oggi è previsto che al termine dei lavori relativi al primo lotto parte degli uffici che sono quelli che ad oggi si trovano in via Sassi si trasferiscano nella nuova sede comunale e via via seguire anche gli altri. Questa operazione del nuovo edificio comunale consentirà di avere un edificio con una tecnologia NZEB, per cui sarà un edificio che si autoalimenterà dal punto di vista dell'energia elettrica e consentirà quindi alle casse del comune di ridurre la spesa corrente che ad oggi è abbastanza elevata per il pagamento di tutte le utenze elettriche e di riscaldamento. Ecco, ci sono delle cifre per quanto riguarda i finanziamenti vecchi, si parla di 6 milioni, ma ci sono anche 7 milioni e mezzo nuovi stanziati per l'operazione. Sì, questa operazione è un'operazione cospicua, l'importo che noi andremo a finanziare sarà di 7.725.000 euro e che comprende tutta la riqualificazione del secondo lotto dell'edificio. Sarà presente poi una rivisitazione e riqualificazione rispetto a come adesso per cercare di creare un ambiente accogliente e ad aperto. Ad oggi quasi il cittadino potrebbe dire: ma dove si trova il nuovo edificio comunale via Marco Doggiono? Ad oggi effettivamente è nascosto agli occhi. Noi lo renderemo invece visibile e accogliente perché il municipio non è il posto semplicemente dove lavorano tutti i dipendenti comunali che lavorano per l'intera comunità lecchese, ma deve essere un po' una casa comune. Ecco, si muove anche qualcosa per quanto riguarda il Tribunale, qui non ci sono date, ma ci sono i numeri, 8 milioni di euro, 4 scelte del Comune per la realizzazione dell'intervento. Esatto, questa è forse, non è forse, è sicuramente, diciamo, la prima grande opera che riusciamo a concludere in eredità dalla precedente amministrazione, ma abbiamo dato un'accelerata notevole proprio in questi primi mesi di mandato e siamo riusciti quindi a sottoscrivere una convenzione con il Provveditorato delle Infrastrutture della Regione Lombardia. Emilia Romagna, il quale diventerà stazione appaltante, ovvero si preoccuperà di gestire, di indire il bando di gara, di individuare quindi i soggetti aggiudicatari, aggiudicare i lavori, seguire i lavori. Ovviamente questo avverrà sotto il controllo degli uffici delle opere pubbliche perché all'interno del comune verranno individuate delle figure che seguiranno da qui i lavori. Ad oggi non è possibile dare un'indicazione perché la convenzione è stata sottoscritta da poco, per cui presumo che inizieranno a bandire la gara nella prossima primavera. Questo step era necessario perché noi avevamo un finanziamento di 4 milioni dal CIPE, ottenuto con un decreto delle proroghe per il quale io devo ringraziare l'onorevole Gianmario Fragomeli. Eravamo già alla terza proroga e ci siamo detti non possiamo più aspettarne altre o andarne a chiedere altre, per cui 4 milioni che erano stati stanziati in precedenza dal Comune, che si sommano a questi 4 milioni del CIPE, per un totale di 8 milioni che consentiranno di portare a compimento quello che è tutta la riqualificazione del Tribunale. L'ala nuova è già stata data
È già stato firmato il comodato d'uso con il Ministero di Grazia e Giustizia e so che entreranno prossimamente parte degli uffici. Grazie mille. Grazie mille a voi e buone feste a tutti.